Il 1984 è stato un brutto anno. Vendite in calo, crescita in calo. Sonny, ti ho portato qui per far crescere il comparto basket. La gente non sa cosa sia una Nike. E cos'è una Converse? La scarpa delle star dell'NBA. La Nike non ha niente di fico. Beh, dovresti fargli una proposta super allettante. Gli dirò una cosa che nessun'altra azienda gli può dire. La nostra divisione basket fa pena. Non mi fa impazzire. Fatti venire un'idea geniale di quelle tue. Ti ascolto. Ce l'ho! L'ho trovato. Chi? Gesù? Costa troppo. Punto tutta la mia carriera su di lui. Mi chiamo Sonny Vaccaro, sono della Nike. Si presenta spesso a casa della gente senza preavviso, signor Vaccaro. Non mi piace sentirmi dire di no. Oh, bene, ci siamo. Mi hai chiesto che faccio qui, ecco che faccio. Ti trovo i giocatori e stavolta ci siamo. Ok, è rischioso, ma lo era anche quando giravi con la tua auto vendendo sneakers. Non cambiare adesso. Per una matricola? Sì. Uno che non ha mai giocato in NBA, Sonny. È esattamente la definizione di matricola, sì. Qual è il piano? Creiamo una linea di scarpe fatta soltanto per lui. Mi serve la migliore scarpa da basket mai creata. Chi è il giocatore? Michael Jordan. You're motoring. Alla mia attenzione. Sei andato a casa loro? Ho fiducia in suo figlio. In lui vedo il futuro. E la sua storia ci infonderà la voglia di volare. Ma una scarpa è solo una scarpa. Finché mio figlio non se la mette. Ce l'avete un nome? Air Jordan. Non lo so. Sul serio? Magari mi ci abituerò.